Buongiorno, allora oggi giorno 3, la nostra destinazione è partire da Corvara e andare al rifugio di Colalt a circa 1980 metri d'altitudine. Noi ieri siamo saliti sulla punta qui in alto, noi siamo proprio di fronte oggi. Come da cartello, il nostro percorso prosegue di là. Quindi io vado di là. Allora, siamo arrivati in vetta, quello è il rifugio Colalt. E adesso invece torniamo giù un pezzettino e ci dirigiamo verso il rifugio Itablà, che è qui a 10 minuti, così poi vediamo se fermarci a mangiare qualcosa. Mia sorella stava dicendo che adesso mi rotolerò giù da qua, aspettate la prossima clip. È l'unica che rotola verso il su. Per venire a Colalt e al rifugio di Itablà bisogna seguire il percorso 23. Qui in alto c'è un super vento. Però adesso vi faccio vedere una panoramica di tutta l'Alta Badia. Guardate. Siamo finalmente arrivati al rifugio Itablà ed è veramente bellissimo. Momento ristoro. Ci mangiamo il panino con lo speck. Ragazzi,
ragazzi, allora il percorso di oggi è terminato e siamo in dirittura d'arrivo, siamo quasi alla macchina. Ho deciso di concludere il video con questa bellissima visuale. Spero tanto che vi sia piaciuto e ci vediamo prossimamente sul canale con un nuovo video, sempre da Corvara e dall'Alta Badia. Ciao! Noi ci siamo accomodati ad ammirare questa meraviglia.